Allora, è con noi il direttore dell'agenzia del Demanio, Roberto Reggi, benvenuto. Buonasera, grazie. Allora, dunque, 43 immobili del Demanio, se abbiamo letto bene, in concessione gratuita ad altrettanti giovani per attivare dei progetti imprenditoriali, no? All'interno di un progetto stesso che si chiama Cammini e Percorsi, riguarda il turismo. In un paese, Reggi, nel quale si dice spesso, e ha ragione veduta, che non ci sono grosse opportunità per i giovani, opportunità di lavoro imprenditoriali, questa è una buona, mi sembra buonissima notizia questo bando. Ci spiega meglio? Sì, effettivamente il bando si propone l'obiettivo intanto di recuperare immobili pubblici dello Stato, degli enti locali, che sono oggi abbandonati o comunque poco utilizzati, mettendoli a servizio del cosiddetto turismo dolce, quel turismo fatto di camminatori, di cicloturisti che percorrono i cammini storici della nostra, del nostro paese, oppure le ciclovie. E nello stesso tempo dà la possibilità a imprenditori, soprattutto giovani sotto i 40 anni, di fare investimenti e quindi generare lavoro per professionisti, imprese nel settore anche dell'edilizia, che ha molto bisogno di essere sostenuto. Di che quindi, tipo di immobili stiamo parlando, per capire, per visualizzare? Sono immobili di varia natura, edifici storici, artistici, parlo di castelli, di forti, di ville, oppure manufatti che sono legati a sistemi di reti locali, caselli idraulici, caselli stradali, le case cantoniere, quelle che si vedono spesso lungo la strada, spesso e volentieri abbandonate, palazzi molto belli, ma sì. Fattorie, rifugi, case forestali, insomma una tipologia molto varia di beni che oggi sono, diciamo, senza valore. A meno che appunto non vengano messi a disposizione di un progetto, che è il caso appunto ora, di cammini e percorsi. Però spesso e volentieri, ahimè, capita che bandi diciamo meritevoli, ben intenzionati come questi, come altri, non so se è il caso di questo, vadano, non dico deserti, ma insomma si fa fatica a raccogliere adesioni. Cosa si tratta di dire che va tutto in malora, che lo Stato crolla, sono tutti quando si tratta di presentare un progetto non è semplice, e poi spesso questo me lo faccia dire, non c'è magari tanta informazione, tanta comunicazione su questi bandi, quindi finisce che ci sono poche domande. Al momento glielo vorrei chiedere, da quanto siete partiti e quante domande ci sono già? Beh, diciamo che noi prima di fare questi bandi l'abbiamo già fatto con i fari costieri, che hanno avuto un successo straordinario. Facciamo precedere il bando da una consultazione pubblica nella quale chiediamo a tutti i soggetti interessati, ai cittadini, alle associazioni, agli imprenditori, di fare delle manifestazioni di interesse non vincolanti. Queste manifestazioni di interesse ci orientano per capire qual è il bisogno di quel territorio e quindi il bando viene poi calibrato su quel bisogno territoriale, e devo dire che sui fari non abbiamo avuto nessun bando deserto. Quali sono i numeri sui bandi, sui fari? I fari sono 24, ne abbiamo aggiudicato, ci sono state oltre 100 progetti di valorizzazione anche di grande valore, di qualche milione di euro per ciascun intervento, per intendersi. Qui stiamo parlando invece di beni molto più limitati, rivolto ai giovani, stiamo parlando di concessioni, quindi di affitti a canone zero, locazione zero. Quindi la regola per è 9 anni più 9. Ecco, esatto, 9 anni più 9, affitto a canone zero, cioè io te lo do gratis, devi fare? Di un investimento per recuperare il bene a servizio dei camminatori e dei cicloturisti. Mettiamo che l'investimento, Reggi, sia importante per restaurare una di queste case cantoniere, una di questi castelli, è molto importante. 9 anni più 9 per un imprenditore sono sufficienti per rientrare dell'investimento? No, in realtà no, infatti abbiamo diviso il blocco di beni in due. Il primo blocco di 43 che attualmente sono a bando, sono i più piccoli, quelli che richiedono investimenti più limitati. I beni che invece richiedono investimenti molto più rilevanti li metteremo in un secondo bando che partirà a ottobre, dove lì non ci sarà una locazione zero, ma una locazione inversamente proporzionale all'investimento fatto, con un tempo però di recupero di 50 anni. Più lungo. Quindi sarà possibile fare investimenti più rilevanti avendo un tempo di recupero molto più rilevante. È lo stesso concetto che abbiamo usato per
i fari costieri. Tutto sembra, molto, molto logico e scorrere bene verso nel buon senso, no? Poi naturalmente io non ho letto il bando e quindi non posso... Quasi 24.000 manifestazioni di interesse per 100 beni. Questo è molto positivo. Diciamo però Reggi, le voglio fare un'altra domanda. No, qui tutto bene, posto che io non ho letto il bando, non sono un tecnico, però insomma, stando un po' sul sito. Sì, poi comunque un po' di stampa su questo c'è già stata. Sì, il dubbio però spesso, no, il sospetto, la paura è che sì, ci sono le manifestazioni di interesse, c'è il bando pubblico, ma poi sono sempre gli amici degli amici, no, che ottengono il bene, che ottengono la concessione, che hanno la possibilità. Chi seleziona questi progetti? In base a quali criteri? Beh, c'è una commissione istituita dall'Agenzia del Demanio che verifica la qualità del progetto, in questo caso nel primo blocco di beni solo la qualità del progetto, e le assicuro che avendolo già sperimentato negli ultimi 3 anni con i fari costieri non abbiamo avuto nessun ricorso, proprio perché la commissione lavora bene, valuta la qualità del progetto. E nel caso del secondo bando, quello di ottobre, verrà valutata anche l'offerta economica, cioè una formula matematica che conterrà il tempo concessione, l'investimento che si intende realizzare e il canone che si intende pagare. Queste 3 variabili finiranno in una formula matematica che dà il valore economico, che vale il 40% di peso rispetto alla qualità del progetto che vale il 60%. Questo è un meccanismo che, ripeto, ha funzionato molto bene con i fari costieri e pensiamo che anche su questi beni lungo le ciclovie e i cammini funzionerà altrettanto bene. Quindi chiunque imprenditore o anche aspirante imprenditore che voglia approfittarne sappia, credo che sul sito del Demanio ci siano tutti i giovani sotto i 40 anni, sotto i 40 anni. Si va sul sito del Demanio, ci sarà il bando sicuramente. Indicazioni. Quante pagine sono? Quanti consulenti bisogna avere? È davvero molto semplice. Bene, anche qua diciamo sono buone notizie. Speriamo. Senta, però diciamo alzando un po', no? Spostando un po' il tiro, alzando un po' il livello, perché quanti sono i beni del Demanio che sono a disposizione? Perché questa soluzione, no? Ti do in concessione il bene gratuitamente, tu lo ci investi sopra, lo usi, ci crei un'attività, sembra una cosa in cui vincono tutti, non c'è rimessa, vince lo Stato, vince l'impresa, vince il territorio che ci guadagna, vince il contribuente, perché spesso questi beni hanno bisogno di manutenzione e in questo caso lo Stato si scarica di queste spese. Esatto. Perché fino ad oggi si è fatto molto poco? Ma perché in passato si pensava di piazzare singoli beni con bandi singoli ed è sbagliato. Abbiamo visto che oltretutto li si metteva a bando senza averli regolarizzati dal punto di vista catastale, urbanistico e documentale. E quindi l'investitore non si avvicinava al bene. Oggi l'Agenzia del Demanio ha cambiato completamente strategia. Prima di mettere un bene a bando viene regolarizzato da tutti i punti di vista, quindi i rapporti con l'amministrazione locale per la variante urbanistica che sia coerente è già con tutto quella a posto. È già tutto a posto, quindi l'investitore sa che non deve fare la trafila infinita senza tempi, no, per prima di fare l'investimento, ma nel momento in cui si aggiudica la concessione può far partire la betoniera, per intendersi, no? Quindi è ad attuare il progetto che aveva in mente. Non so se sì. Il motivo per cui adesso funziona. Non so se anche le caserme, le ex caserme sono di sua competenza. Cioè sì, di competenza sì, le caserme diciamo che è un compendio molto più complesso perché per dimensioni richiedono milioni di euro di investimenti e noi le stiamo recuperando al servizio della pubblica amministrazione. Ecco. Il ragionamento è molto semplice. Sì. Noi oggi paghiamo ancora 850 milioni di euro di affitti passivi a privati, pur avendo tante caserme e tanti immobili vuoti. Allora stiamo facendo un'operazione di realizzazione dei cosiddetti federal building che in sostanza recupera questo progetto nazionale un numero rilevante di grandi caserme e concentra in queste grandi caserme le funzioni della pubblica amministrazione di una città. Sì. Abbattendo la locazione passiva. Certo, una sorta di un banale trasloco, cioè si abbandonano i palazzi in affitto investono, supponiamo, 30-40 milioni, per questo è l'ordine di grandezza del recupero di una caserma, e si recuperano in genere 5-6 milioni l'anno di affitti passivi, per cui nel giro di
7, 8, ci 9 si è già anni. Guadagnato, ci esatto. si è già guadagnato. La proposta fatta da Milena Gabanelli quando era conduttrice di Report, poi portata anche in Europa, su cui si era trovata ancora disponibilità a trovare dei fondi, di usare le caserme, ristrutturarle e ospitarci benedetti profughi, che è il solito ragionamento, ci si investe sopra, le caserme ristrutturate poi restano comunque in mano allo Stato, nel frattempo si risolve anche un problema che ha comunque un costo, cioè lo Stato assorbe a sé questa funzione di ospitare i profughi. Sarebbe possibile, secondo lei? Sarebbe possibile, ma sconsigliabile, nel senso che le caserme sono talmente grandi che sono difficilmente, diciamo, convertibili in un'accoglienza limitata, di gruppi limitati, no? Che è poi la strategia del governo, cioè di mettere piccoli gruppi distribuiti sul territorio. Valgono molto di più immobili più piccoli di dimensione. No, non possiamo fare a meno di non pensare agli hub, ma questo succede già. Sugli hub già vengono utilizzati immobili pubblici. Gli hub che sono? Che sono i centri di smistamento, quelli dove appunto arrivano i profughi, poi vengono solo temporaneamente, in quel caso lì sì. Sì, però per, diciamo, la sistemazione definitiva comunque più lunga, le caserme non sono date per la dimensione che hanno. Benissimo, dal suo punto di vista non è fattibile. Grazie, devo chiudere perché non abbiamo più tempo a disposizione. Roberto Reggi, direttore dell'Agenzia del Demanio, grazie.